Grazie, grazie dell'opportunità che ci è stata data. E io affianco un po' quello che ha detto il mio collega, il dottor Segneghi, in merito alla figura dell'agronomo. Noi siamo forestali, ma comunque, insomma, un nostro professore diceva che la differenza tra gli agronomi forestali è che gli agronomi vanno con gli stivali, i forestali con gli scarponi. Quindi, insomma, diciamo che siamo cugini stretti. Però ci occupiamo, insomma, da un po' di tempo di gestione del territorio sotto diversi aspetti. Siamo dell'idea, e siamo sempre stati dell'idea, che è necessario creare un team di lavoro dove ognuno possa portare all'interno di quelli che sono i temi di cui stiamo trattando, tra cui quello del paesaggio, la conservazione degli habitat e delle specie per quanto riguarda le zone SIC, la gestione meccanizzata agronomica del territorio. Cioè, tutti questi aspetti devono essere trattati dalle diverse persone che si occupano specificatamente di questi temi. E in questo modo, secondo noi, si riesce ad ottenere un risultato ottimale, perché si va ad interpretare un po' tutto quello che è il quadro e lo spettro degli argomenti che devono essere trattati. Io ovviamente stamattina mi sono sentito con Francesco, avevo buttato giù una presentazione, l'abbiamo un po' ritoccata perché immaginavo che l'architetto Zanoni in qualche modo avrebbe trattato la parte, diciamo, iniziale della parte vincolistica, del vincolo della Valpolicella, quindi insomma saranno delle slide abbastanza veloci, le prime. Faremo invece poi un focus area su quella che è la parte un po' più pragmatica, nel senso che noi professionisti ci troviamo tra a fare un po' la cuscinetta, o comunque la trade union, tra la parte produttiva degli imprenditori agricoli e invece la parte poi concessoria o comunque autorizzativa da parte delle autorità con cui ci rapportiamo. E vi assicuro che non è semplice spiegare a un imprenditore che per iniziare a fare magari una lavorazione di un terreno deve mettere in conto che se tutto va bene in 6 mesi si riesce a ottenere il risultato, perché è problematico. Io faccio sempre l'esempio di una cordata di imprenditori olandesi che sono venuti in Italia 5-6 anni fa, mi hanno chiesto disponibilità per fare un progetto di realizzazione a cantina e acquisto di terreni, mi hanno detto quanto tempo potremo metterci a fare la cantina, acquistare i terreni e mettere giù i vigneti. Io ho trovato bene che vada in 4-5 anni. Ci hanno salutato e sono andati a investire in Francia. E purtroppo questa è la realtà con cui ci troviamo a rapportarci. Di conseguenza dobbiamo in qualche modo cercare di creare anche sensibilità nei confronti degli enti con cui lavoriamo, perché purtroppo le due velocità si stanno discostando sempre di più. Bene, allora per quanto riguarda la Valpolicella, la zona classica, ne abbiamo già parlato, la zona allargata è l'altra zona che diciamo esce dai 5 comuni della Valpolicella classica, che però si sommano agli altri 2 comuni, Sant'Anna e Pescantina, perché la Valpolicella riconoscerebbe anche gli altri 2 comuni, non per quanto riguarda la produzione di vino, ma per quanto riguarda la territorialità. E quindi diciamo che quello che è già stato individuato da un punto di vista orografico e territoriale, direi che non merita molto più attenzione di quella che abbiamo già prestato. Io, ecco, volevo incominciare a porre l'accento su quello che a cui accennava l'architetto Zanoni, la parte vincolistica, cioè l'aspetto del vincolo del 57 che tutela i paesaggi della Valpolicella, che sono legati strettamente alla presenza di vite d'olivo, ville venete, chiese e quant'altro, manufatti. E questo è l'estratto del vincolo che la sovrintendenza ha all'interno del suo sito, individuato ovviamente come vincolo che attualmente è oggetto di revisione, perché la sovrintendenza sta facendo tutto un lavoro di ricognizione a livello territoriale con i comuni, la Valpolicella classica, per cercare di armonizzare e, non voglio dire alleggerire, ma neanche allo stesso attualizzare, ecco, secondo me, quello che potrebbe essere il vincolo che nel 57 è stato istituito. Con questo stanno operando anche attraverso l'utilizzo di tecnologie abbastanza innovative, droni e quant'altro, per cercare di avere informazioni più precise sul territorio.
Però ecco, vi dico già, e questa è una notizia che è abbastanza conosciuta, che la Valpolicella sarà oggetto di attenzionamenti, diciamo, da parte della sovrintendenza, all'interno dei quali noi dovremo in qualche modo poi, noi come professionisti agronomi forestali, le aziende agricole e quant'altro, essere chiamate a una fase di concertazione. Mi auguro che questo avvenga. Cioè che ci sia la possibilità di una fase di confronto tra le istituzioni e poi la popolazione che porterà avanti le sue idee, le sue visioni di quelle che sono la gestione del territorio. Bene, questo è sempre il solito discorso sulla Valpolicella, insomma, dove è collocata. Ecco, una cosa che mi premeva poi, ecco, sottolineare è appunto il degrado, insomma, diciamo, la poca capacità che c'è stata negli anni 70-80 a livello urbanistico di avere una progettazione un po' più attenta a quelle che potevano essere le aree, soprattutto di fondovalle. Questa la stiamo pagando sempre con gli interessi, perché purtroppo quando si sale sui nostri monti e il panorama che ci resta valle resta la zona industriale di un centro piuttosto che di un altro, lo vediamo, insomma, e sicuramente non è un bel vedere. Però, insomma, anche su questo si potrebbe cercare in qualche modo di iniziare un dialogo con gli enti preposti per cercare di trovare una soluzione magari a opere di mitigazione e mascheramento dal punto di vista urbanistico e paesaggistico che possono in qualche modo riqualificare soprattutto queste zone industriali. Magari anche con l'apporto di poche cose, magari incominciando a progettare delle aree verdi un po' più distribuite, a creare delle siepi che possono mascherare come strutture, cioè, non è che sia necessario fare delle opere immense immediatamente, però ci sarebbero già delle cose che avremmo voluto fare, questo mi premeva dirlo. Qui ci sono sempre i nostri paesaggi della Valpolicella, quindi questo patchwork di paesaggio, secondo me, merita grandissima attenzione, e su questa immagine, che è un'immagine abbastanza emblematica di alcune zone che si trovano intorno a Sant'Ambrogio della Valpolicella, volevo fare un focus, cioè come vedete in queste situazioni abbiamo delle zone che sono terrazzate seguendo le curve di livello, quindi con i filari storti, okay? E vi assicuro che per tecnicamente il filare, chi ci lavora lo sa bene, ma tecnicamente il filare è un arco sostanzialmente, che è una corda che sottende due capi. Quando questa corda cominciamo a metterla in tensione, il filare è storto, tutto quanto crolla. Okay? Quindi fare i filari che seguono le curve di livello è un impegno anche da parte di aziende agricole assolutamente importante in termini di costi, cioè costi, ore di lavoro. Le aziende si impegnano su queste cose, ma bisogna anche riconoscere che alla fine, insomma, gli impegni sono anche in qualche modo fattibili se c'è un ritorno. Sicuramente in questi anni passati il vino ha dato grande possibilità alle aziende agricole di potersi esprimere e sul territorio si è visto che cosa hanno fatto. Dall'altra parte è anche vero che bisogna essere pratici, pragmatici su queste cose. Quindi dobbiamo in qualche modo cercare di interpretare il territorio in funzione di quello che ci offre. Vedete che qui, per esempio, c'è un vigneto messo a spina di pesce, no? Che è questo qui, che praticamente avrebbe dovuto interpretare una curva, ma siccome la situazione orografica non lo permetteva, è stato scelto di fare un'interruzione al centro e creare una cosa del genere. Se noi abbiamo un paesaggio di questo tipo e in questo modo lo intervalliamo con tutta una serie di, guarda anche solo le piante che ci sono in mezzo, come spezzano un po' la monotonia del paesaggio. Noi quando facciamo progettazioni di questo tipo siamo molto attenti a questi aspetti, cioè le zone magari delle zone di congiunzione tra le varie balze, dove c'è possibilità, cerchiamo di inserire qualche elemento che spezzi la monotonia del paesaggio stesso. E questo, se fatto da un'azienda sola, che magari è 10 ettari di superficie in tutta la Valpolicella, è poco rappresentativo, ma se dovesse diventare un metodo
progettazione che in qualche modo lo fa diffondere su tutto il paesaggio, capite che le cose potrebbero cambiare. Cambiare già da subito, senza avere grossi investimenti, perché si sta parlando di poca cosa. Ok? Questa è sempre un'altra visione delle nostre zone. Questo è il muretto che vi ha fatto vedere, che fatalità mi trovo spesso a percorrere. E questi sono tutti i muretti a secco che ci troviamo nelle nostre zone alla Policella. Questo è un altro tema molto importante, cioè la realizzazione e la manutenzione delle Maronne è estremamente onerosa. Stiamo parlando di prezzi che oscillano tra i 140 e i 250 euro al metro quadrato. Ok? Voi fate conto che un muro come questo, che è alto 2 metri, se è lungo 100 metri, cominciamo ad avere 200 metri quadrati di superficie che devono essere manutenuti. Anche 150 euro al metro quadro vuol dire che per fare quel pezzettino di muro di 20 metri per 2 di altezza comincia a diventare migliaia di euro che l'azienda deve investire. E qui entrano in ballo un po' tutte quelle tecniche, tecnologie alternative che in qualche modo cercano di preservare quanto più possibile queste situazioni, perché le Maronne, dobbiamo ricordarci, sono muretti a secco, quindi in teoria dovrebbero lavorare come muretti a secco, quindi essere permeabili anche all'acqua, in qualche modo intercettano, ma proprio per evitare una continua manutenzione, perché poi quando un muretto secco viene giù, non si può, non è che si ripristina il metro che è venuto giù, bisogna smontarlo quasi tutto, un po' a destra, un po' a sinistra e rimetterlo insieme. Quindi il danno di un metro diventa 3 metri da una parte, 3 metri da quell'altra. E allora l'azienda cosa fa? Dietro incomincia a mettere giù un po' di cemento, qualche elettrosaldata e quindi fa tutti degli accrocchi, delle situazioni che poi hanno una validità, però non c'è una linea guida e dica bene, allora per la progettazione dei muretti a secco è consentito l'uso di questo tipo di soluzioni. Questo noi non lo abbiamo ancora, diciamo, concertato né con il Servizio Forestale Regionale che ha competenza per quanto riguarda le zone vincolate idrogeologicamente e tantomeno con la sovrintendenza. Auspichiamo che a breve, insomma, ci sia questa possibilità di armonizzare queste visioni, diciamo, che abbiamo noi da tecnici che siamo sul territorio e magari le persone che dall'altra parte, da un punto di vista autorizzativo, tutti questi aspetti così peculiari non conoscono, perché giustamente insomma non è il loro lavoro. Ovviamente le ville venete ne abbiamo già parlato, di quello insomma stiamo parlando di situazioni assolutamente pregevoli, a partire da Villa Arredi, Villa Bertani a Novare, insomma, sono tutte situazioni che sono già ben state rappresentate dall'architetto. Adesso, tornando un po' alla questione dei terrazzamenti, mi ha fatto molto piacere che il professor Tempesta abbia fatto questa analisi, perché quando ne parliamo noi, all'interno di tavoli di lavoro, parlando di boschi che si impossessano di territori agricoli, sembra di raccontare la favola di Cenerentola, però purtroppo i dati questi sono. E ricordo che fino a 4 anni fa, più o meno in Veneto, era stata istituita la norma, la 1319 del 2013, che permetteva attraverso il riconoscimento della valenza storica della presenza di manufatti sul territorio di poter recuperare questi terreni ai fini agricoli, con la famosa dichiarazione di non boscosità, tra le altre cose non onerosa, cioè adesso come adesso se uno deve tirare via un pezzo di bosco deve pagare 1,50 euro al metro quadro se gli viene consentito. Okay? Con quella norma, in base a una norma nazionale, c'era la possibilità di recuperare tutte queste zone che comprendevano zone che avevano un segno importante antropico sul territorio. E mi ricordo che il primo anno, parlando con un funzionario dei servizi forestali, mi ha detto: ma sai, quest'anno abbiamo dovuto concedere 15 ettari di riconoscimento di non boscosità. E gli ho detto: scusa, quest'anno voi ne avete conceduti 15, concessi 15, e 45 sono stati presi dal bosco. Quindi siete ancora in vantaggio, gli ho detto. Di che cosa stiamo parlando? Cioè, se vogliamo che il territorio può
venga manutenuto, dobbiamo tenere la gente sul territorio. Non possiamo fare diversamente tutti i discorsi che sono discorsi che alla fine hanno poco a che fare col pragmatismo. Quindi nulla vieta che si debba competere con una visione olistica, quindi sicuramente la vendita del paesaggio, diciamo, come elemento di marketing è fondamentale, è preponderante, come è importante fare solo qualità, perché noi non possiamo batterci sulla quantità. Però è anche vero dall'altra parte che dobbiamo essere concreti su queste cose, dobbiamo in qualche modo ragionare. Se dobbiamo ragionare in termini numerici, il professor Tempesta prima ha espresso in maniera molto chiara quella che è la situazione che si sta prospettando. Quindi diciamo che nelle zone terrazzate cosa possiamo fare? Possiamo cercare di aumentare quanto più possibile, per esempio, la presenza di sostanza organica nel terreno. Io ricordo che il terreno agrario dovrebbe essere un terreno all'interno del quale io metto una pianta e questa autonomamente cresce. La industrializzazione dell'agronomia, dei terreni agrari, ha fatto sì che il terreno fosse diventato, soprattutto in passato, un'interfaccia di scambio, cioè una spugna che assorbiva i concimi chimici che venivano dati e restituiva, diciamo, alla pianta. Questo cosa porta? Da un punto di vista pratico, comporta che il terreno non ha più una coesione, cioè tutta la parte colloidale del terreno in assenza di sostanza organica viene a mancare. Quindi la coerenza del terreno cala, automaticamente calando la coerenza del terreno permette maggior assorbimento di acqua, soprattutto nelle zone basse, e di lavamenti superficiali, e quindi destabilizzazione dei versanti. Quindi con un semplice, diciamo, con una semplice operazione agronomica, che è quella di aumentare la dotazione organica dei terreni, abbiamo già fatto un passo in avanti, forse due, perché non miglioriamo solo la capacità di nutrire le piante, ma miglioriamo la struttura del terreno. E questa è una cosa che possiamo fare immediatamente. E questo, fortunatamente, è stato capito. Molte aziende stanno tornando all'utilizzo di prodotti organici, quindi letame, stallatico pellettato, altre forme di concimi organici che vengono impiegati ormai in agricoltura, perché fortunatamente c'è un ritorno a questo tipo di tecniche e di utilizzo di materiali. E, ecco, un'altra cosa che poi volevo far notare è questa, che non è molto sentita. Le sistemazioni fondiarie a terrazze, se vi capita di andare a vedere sopra Villa Bertani, dove c'è un bosco, dove c'è in mezzo, ci sono tutti questi terrazzamenti, avevano anche delle opere di regimazione idraulica all'interno, cioè scoline, piuttosto che fossati, piuttosto che proprio dei raccoglitori di acqua, che poi calavano su delle pietraie che disperdevano in maniera molto dolce l'acqua, in modo da non creare delle situazioni concentrate. Purtroppo gli eventi meteorici a cui stiamo andando incontro, li vedete con questi fenomeni autoinnescanti, non sono più le pioggerelle che durano magari 10 giorni, 8 giorni, diventano 100 mm in un'ora e mezza di acqua. Ok, quindi diventano delle situazioni in cui il territorio viene messo in grossa crisi. Da questo punto di vista, una delle cose che sarebbero auspicabili è anche fare informazione su queste cose e ripristinare quelle che erano le famose opere di regimazione idraulica, che, ripeto, non devono essere tubi larghi un metro. Se noi abbiamo un reticolo di opere realizzate sul territorio e che funzionano tutte, a quel punto lì il territorio si mantiene. L'esempio classico: andate in montagna, trovate le strade forestali. Se le strade forestali, che hanno le scoline di mezzo, e le scoline, sulle scoline si fa manutenzione, le strade forestali si mantengono una vita. Se le scoline si riempiono e quindi non assolvono più la loro funzione, la strada nel giro di 2 anni scompare, o comunque ha bisogno di continue manutenzioni. Quindi anche le piccole manutenzioni sul territorio possono essere funzionali a un mantenimento di un paesaggio di pregio. Un'altra cosa su cui noi stiamo puntando molto è appunto la biodiversità, cioè la diversità all'interno del paesaggio agrario. Cioè, prima l'architetto ha fatto vedere queste zone con questi... Ormai piantiamo le vigne anche, se potessimo, sul balcone di casa. Allora, se abbiamo un ettaro di superficie, noi potremmo anche sacrificare 3-4 mila metri intorno,
creando una siepe, dei piccoli boschetti, qualcosa che sia utile allo sviluppo dell'entomofauna, che sia funzionale poi allo sviluppo magari dell'avifauna utile, perché una cincia, per dire, che è un uccellino insignificante, preda molti più insetti, tra cui anche gli insetti dannosi per la vite, rispetto a tanti antiparassitari che vengono utilizzati. Quindi l'interazione vegetale, coltivato, vegetale, naturale, animale, diventa un triangolo virtuoso. Allora, per quale motivo non facciamo ragionamento e diciamo, bene, nella zona terrazzata della Pulicella, nella zona della Pulicella, paesaggisticamente importanti, l'X% della superficie deve essere destinato a siepi, boschetti, fasce tampone, in zone naturali, soprattutto magari in zone dove magari tra una balza e l'altra ci sono queste zone che tante volte bisogna anche tribulare per tenere pulite, utilizzando magari delle tappezzanti naturali che sono comunque delle zone dove gli animali si possono rifugiare, insetti e micro e macrofauna, potremmo trovare un habitat utile per riuscire a soddisfare le esigenze ecologiche del paesaggio. Le siepi poi, in questo periodo di così elevata temperatura come è successo quest'estate, proteggono anche dal calore buone porzioni del territorio, ma non solo dal calore. Essendo frangivento, voi sapete bene che la sensazione del freddo aumenta con l'aumentare della velocità dell'aria. Quindi se noi abbiamo una dotazione di umidità del terreno che è già scarsa e su questo terreno continua a passarci il vento, tutto evapora e traspira, non rimane più niente. Se abbiamo queste siepi che fungono da frangivento, automaticamente preserviamo quanto più possibile l'umidità del terreno che è utile alla salvaguardia e alla crescita delle piante. E ultimo, ma non ultimo, il consolidamento proprio con le proprie radici delle scarpate, di tutte quelle che sono le zone, i ciglioni, le scarpate, senza utilizzare ingegneria naturalistica di particolare pregio, ma proprio utilizzando quello che nel passato è sempre stato fatto, perché il consolidamento delle scarpate è sempre stato fatto con delle piante. Cioè non è che facciamo le scoperte di chissà che tipo. Ma quindi... Un altro argomento che volevo toccare e che mi sta molto a cuore, che tutto sommato è un argomento che però richiede un tempo che ovviamente non è concesso in questa sede, è il concetto legato alla meccanizzazione, cioè le aziende non possono lavorare manualmente i propri vigneti e i terrazzamenti sono tra le strutture, seppur belle, storiche, fin quando volete, però sono tra le più pericolose da un punto di vista della lavorabilità del terreno. Quest'anno in provincia di Verona sono stati 4 i morti che ci sono stati schiacciati dai trattori, sotto i trattori perché si sono rovesciati. Ma non lo dico io, lo dice un'analisi del 2013, i ribaltamenti da trattore nella regione del Veneto, regione Veneto 2013, rappresentavano il 43% delle morti in agricoltura. Okay? E questi avvengono quasi tutti in collina, l'80% avvengono in collina. Allora, da questo punto di vista, io esorto, e siamo qui anche a parlare con gli imprenditori agricoli, di fare cultura da questo punto di vista, cioè non ci si può più avventurare con macchine che non sono idonee a fare le lavorazioni in collina e con dei dispositivi di protezione individuale che, sapete bene, tante volte non vengono utilizzati. La famosa sbarra che quasi tutti tengono bassa perché diventa un intralcio nel momento in cui si sta facendo la coltivazione, ma che tante volte potrebbe salvare la vita delle persone. Quindi questi aspetti dobbiamo culturalmente cercare di affrontarli insieme, facendo formazione anche al personale e tenendolo sotto controllo, rilevando eventualmente le difformità e facendogli notare che ti va bene 10 volte, ma la volta che ti va male veramente. E quindi questo aspetto legato alla meccanizzazione, secondo me, è un aspetto che deve tener conto sia dell'aspetto, diciamo, informativo, divulgativo, formativo da parte del personale che lo opera, ma anche di chi fa progettazione,
nella fase in cui si dovrà fare tutto un ragionamento sulla raccordatura delle terrazze, per esempio. Okay, quindi l'improvvisarsi, cioè non riuscire a capire che per unire una balza da un'altra devo comunque sopportare un dislivello che mi mette in pericolo, perché nel momento in cui faccio il dislivello io ho un momento di vulnerabilità da parte del mezzo che opero, con cui opero, ovviamente diventa un problema. Okay? Quindi questi criteri di progettazione dobbiamo in qualche modo cercare di affrontarli in maniera il più possibile, diciamo, serena. Il problema è che spesso ci troviamo a confrontarci appunto con enti, tra cui adesso dico la sovrintendenza, ma non senza nulla togliere, per cui magari si dice: guarda, io devo adeguare questo paesaggio terrazzato, devo fare delle balze. No, non si fa, non si tocca, resta tutto così com'è, e allora per forza di cosa si deve arrivare in qualche modo a qualche scontro, insomma. Quindi ritengo che sia una questione che adesso l'ambiente, il paesaggio, siamo tutti d'accordo, ma secondo me, insomma, la vita dell'uomo è importante tanto quanto, se non di più. Quindi, ecco, vorrei spezzare una lancia nei confronti di questa situazione, cercando di mettere sotto una lente anche l'aspetto legato proprio alla gestione del territorio, perché è anacronistico, non possiamo pensare di andare a coltivare i terreni a mano. Cioè, nonostante l'uva venga pagata bene, nonostante ci siano produzioni lorde vendibili elevatissime nella zona della Pollicella, però a mano ormai non si fa più niente. L'agricoltura eroica in qualche modo viene portata avanti, ma allora va bene nel momento in cui l'agricoltura eroica all'interno della formula della produzione lorda vendibile mi mette dentro anche i contributi che la Comunità Europea, piuttosto che lo Stato, le regioni e le province mettono per compensare la perdita di reddito. E allora lì possiamo ragionare intorno a una cosa del genere. Cioè, non è possibile continuare a pretendere da parte degli attori e senza però impegnarsi anche da un punto di vista economico. Questo è un esempio di un territorio che io conosco bene, perché ho lavorato alla progettazione di una parte di questi vigneti, e qui torniamo al discorso che vi facevo precedentemente. Questo è un esempio classico di un po' tutto quello che si trova in una situazione, diciamo, delle zone terrazzate o comunque delle zone a Pollicella. Una zona che è stata gestita facendo dei terrazzamenti con dei ciglioni che sono alti 4-5 metri, una zona dove è stata utilizzata questa tecnica agronomica, che è quella del ritocchino, e un'altra zona invece che è stata gestita, e questa è quella che abbiamo progettato noi, seguendo le curve di livello. Faccio presente che lì noi avevamo ottenuto un'autorizzazione per poter fare uno sbancamento, uno spianamento su tutta l'area, cosa che non ho appoggiato ed è stata gestita diversamente. Però dobbiamo anche tener conto che nel frattempo la tecnica è aumentata, cioè ci ha portato anche nella condizione di poter operare con dei mezzi, materiali e metodi che ci possano mettere in condizioni di sicurezza. La famosa precision farming, cioè l'agricoltura di precisione, che è sostanzialmente quella che ha dato la stura negli anni 90 a quella che è diventata una tecnologia applicata ai mezzi agricoli, ha iniziato poi a portare verso quella che è l'ultima evoluzione dell'utilizzo di macchine telecomandate, teleguidate, che permettono quindi di operare senza la presenza dell'operatore sopra. Questo però è l'esempio di quel vigneto di cui vi stavo parlando e che vi fa capire come il non toccare il territorio, quindi mantenendo le curve di livello, comporta dall'altra parte eccessivi rischi utilizzando dei mezzi non idonei. Perché se voi vedete questo trattore, passa praticamente a filo con la cabina dei pali che si trova ad affrontare. Quindi diciamo che è possibile fare questo tipo di progettazione, però bisogna adeguare alla progettazione anche i mezzi con cui si fa la manutenzione del territorio. E questo è un altro passo estremamente importante.
Queste sono invece le tecnologie che ci vengono messe a disposizione ultimamente, quindi sostanzialmente delle macchine teleguidate con vari centri bassissimi che riescono ad operare su pendenze del 100%, quindi a 45 gradi, ma soprattutto dove se rovesciassi la macchina, si rovescia la macchina, l'operatore no, non c'entra. Okay? Quindi l'esortazione, diciamo, che mi sta molto a cuore, perché purtroppo 5 anni fa ho perso un carissimo amico proprio legato a un errore suo di manovra, perché purtroppo quando incominciano ad avere esperienza, sono nati sul trattore questi operatori, quindi li vedete che hanno grandissima esperienza e confidenza, poi basta la volta l'errore, purtroppo è diventato fatale. Quindi ecco, direi che gli spunti di osservazione, di valutazione devono rientrare all'interno di questi passaggi che io ho elencato. Ultima, ma non ultima, è, come abbiamo già detto nelle riunioni che abbiamo fatto, cercare di coinvolgere le funzioni pubbliche autorizzative all'interno di processi decisionali che tengano conto anche di quelle che sono le realtà, cioè quella che è la pratica sul territorio. Perché se noi abbiamo uno scollamento tra quella che è l'ente autorizzativo e invece quella che è l'esigenza del territorio, ci troveremo sempre a scontrarci, mai a cercare di trovare una quadra intorno ad un argomento. Con questo, noi come agronomi forestali adesso stiamo cercando con la sovrintendenza di trovare anche la possibilità di creare un tavolo di lavoro, perché la stessa sovrintendenza ci ha detto chiaramente che queste cose loro non le conoscono. Noi usciamo in sopralluogo con i funzionari della sovrintendenza. La sovrintendenza è preparatissimo in tutto quello che può essere aspetto estetico, di gestione, conservazione, paesaggio e quant'altro, però dall'altra parte manca l'aspetto pratico, pragmatico, che una volta messo sul tavolo dicono: noi non lo sapevamo, non potevamo conoscere questi aspetti, quindi facciamo fatica a capire che cosa ci veniva proposto. Ecco, questa è la mia esortazione e il fatto appunto di avvisare che anche l'Ordine si sta muovendo in questo senso. E cercheremo quanto più possibile poi di divulgare queste cose, magari facendo dei convegni dove verrete invitati come UAV a partecipare a questi momenti in cui ci saranno dei confronti direttamente con la platea. Sovrintendente, adesso vediamo se darà disponibilità già nei primi mesi dell'anno prossimo, proprio a fare una sorta di tavola rotonda pubblica dove verranno portati un po' a galla questi temi e vediamo un po' quali saranno le disponibilità. Grazie, ho finito.